Ciao a tutti e benvenuti su Global Scream. Io sono LatoX mentre oggi siamo su Overnight 2 Reboot. Questo gioco dovrebbe essere di nuovo una sottospecie di remake di Five Nights at Freddy's 2. E se vi ricordate, qualche mese fa portai anche Overnight 2, però senza reboot questa volta. Ma a quanto pare il creatore del gioco ha detto di cancellare quel progetto e di ricreare il gioco da capo, però questa volta con la grafica migliorata, le meccaniche migliorate, gli animatronici più intelligenti, ahimè. E poi non saprò che cos'altro avrà fatto in questa cosa, avrà aggiunto tipo la macchina del caffè agli animatronici, speriamo, perché adesso sono tutti quanti belli belli. Comunque vado, io direi di non perdere più tempo e di iniziare con questa partita. Ah, più o meno sono le stesse cose, diciamo, della volta precedente, suppongo. Ok. Ciao. Ma ci stava prima la voce? Music box, oh mio dio. Allora, innanzitutto so cosa ci fa la music box. E mi ricordo che nella versione precedente questo non era aperto. E neanche quello. Sono la guardia di sicurezza qui. Ok, questa cosa la dovremmo abbastanza sapere. Che figata, possiamo entrare nelle ventilazioni. Ok, allora, innanzitutto stavo pensando, devo sentire dove sta la marionetta, perché mi ricordo che la marionetta qui ci rompeva le palle. Non capisco cosa ci serve questa luce qua. Non credo che ci aiuterà tanto a scappare da Freddy o Foxy. Comunque va bene. Da quel che vedo, sì, in effetti la grafica è cambiata dalla versione precedente. Comunque, vi volevo dire, ragazzi, scusate se oggi la mia voce è un po' diversa, però ho sia avuto problemi con il microfono, che continuo ad avere problemi con il microfono, ma in più, come se non bastasse, ho anche il naso chiuso, perciò non riesco neanche a parlare bene. E quindi scusatemi se ogni tanto sbaglio qualche parola, roba varia, ma intanto mi si sta spegnendo il music box e non so dove diamine sta. Eccola qua la marionetta, perfetto. Allora, questa qui leviamocela dalle palle, se sappiamo come diamine si fa. Allora, innanzitutto ho visto che ci sta anche... Ok, non so cosa ho premuto, ragazzi, però l'ho ricaricata. Non ho capito, là già vedo Balloon Boy Bastardo, che forse in questa modalità di questo gioco, in questa versione, si muoverà, ma speriamo di no. Dopodiché, perché questo coso è viola? Sembra tipo il Purple Guy, non so perché. Allora, io innanzitutto spero che gli animatronici non si sveglino subito, perché già non mi piace Bangle qua. Cosa diamine ci stai facendo? Ok, va bene, allora innanzitutto leviamoci di nuovo la marionetta di dosso. Appena capisco come diamine funzioni tu. Shift, tab, non lo so. La cosa peggiore però di questo gioco è che maledizione è in 3D. E infatti vedersi gli animatronici che ti corrono addosso è brutto. L'ho sempre detto con tutti i giochi di Nixon, che è una cosa orrenda. Salve signor. Allora, no. Non dovrebbe funzionare così, lei mi sa. Ho questa strana impressione. Non è che segue il nostro... Segue la luce. Non è vero, segue a noi, mi sa. Bonnie, cosa diamine stai facendo? Segue la luce? No, non sta seguendo la luce. Bonnie, what the fuck? Ok, allora, sono le 2 di mattina e si è già svegliato un animatronico. Non volevo nient'altro di più dalla vita, ragazzi, veramente. Ora, ci sta la marionetta che rompe le palle, ma credo che per vincere in questo gioco bisognerebbe stare tutto il tempo nella cucina, vero? Cos'era quel rumore? No, ci ha rivisti, Madonna, quanto sei veloce! Porca trota, come diamine fai? Oh, la madonna! Ok, ragazzi, stiamo calmi. Mi devo anche abbassare? Sì, mi posso anche abbassare, perfetto. Cosa sta succedendo? Oddio, sono riuscito a scappare! Ok, signora marionetta, per favore, come... Ok, perfetto. Cioè, fatemi capire, io me ne sono andato sotto il tavolo e questo qui non mi ha toccato? Non mi dite che ho tipo scoperto un bug o qualcosa del genere? Lo sento? Sta là per caso? Ma Foxy si è svegliato? Se non sbaglio, Foxy pure si svegliava. Ok, sento rumori strani di nuovo. Se faccio exit, posso andarmene? Che poi volevo anche esplorare un attimo la zona, ma ho paura che mi spunta di nuovo il maledettissimo Bonnie. Allora, la prima notte comunque sarebbe quella più facile di tutti, perché in pratica ci sta soltanto un animatronico e quindi non riesce ad ammazzarci, perché possiamo girare tutto il tempo intorno ai tavoli e in pratica non ci riesce a prendere. Almeno questa è la teoria, ragazzi. Ora però, nella seconda notte dovrebbero anche attivarsi gli altri animatronici, che poi non so dove diamine è finito Bonnie. Dovrebbe spuntare da quella parte. Ma soprattutto voglio controllare se funziona la cosa dell'andare sotto i tavoli. Perciò, appena questo qua si muove, che non so dove diamine sta sinceramente, voglio provarla. Ok, sta là per caso, si sta avvicinando verso di noi. Cerco di attirarlo, ma prima ricarico la marionetta per sicurezza. Come diamine ti si ricarica, schifosa? Ok, fatto. Bonnie, come va la vita? Tutto quanto a posto? Cosa mi dici di bello? Io ho sinceramente paura. Oppure 18% di batte l'occhio. No, mi sta seguendo. Sta là? Sì, sta là.
Bogni? Mi vedi? No, non mi vede. Sono le 5 di mattina, ragazzi. Me la rischio, non vado sotto al banco. Perché da quel che ho capito, se vado... Anzi, lo provo adesso. Tanto ho praticamente vinto. Bogni, mi prendi se faccio qua, tipo, se sto così? Sono le 5 di mattina. Non sta facendo niente. Se n'è andato. Ora, tipo, faccio così. Ah, ok. Sì. Ci vede. Non possono essere così pesanti questi giochi, veramente. Comunque, se vedete, ci sta anche la marionetta a destra in basso. Ora abbiamo sbloccato anche la seconda notte, se non sbaglio. Facciamola subito, tanto sti cavoli. Non so se questa versione del gioco non ha soltanto tre notti. Salve. E tu sei anche. Sì, sono tornato. Prima di iniziare, ho delle sorprese per te per la fine della settimana. Hai un po' di ricompense per me. E ti lascerò scegliere. For choice number one, we have sexy mozzarellas. Sexy. Ooh, la, la. For choice number two, we have the ever popular bag of cash. For choice number three, we have exotic butters. Lo sapevo. Adesso, se non sbaglio, in questa notte dovrebbero sbloccarsi due animatronici, vero? Quindi, signori, dove diamine state? La mia batteria sta già all'87% e uno si è svegliato? Non credo. Freddy da su. Freddy, no, non dovevo andare da sotto il banco. Ma guardatelo, questo schifoso. Per favore, non mi ammazzare. Ora faccio una cosa stupidissima, però è perché ho il bisogno di farla. Andiamo un attimo qua. Sto sentendo un rumore strano, ragazzi. Freddy, dove sei? Sta a destra, ragazzi. Non è vero, non sta a destra. Non sta, sta qua. Maledizione. Eccolo là. Ah. Ok, ce la posso fare, ragazzi. Ok, sono vivo. Per ora sono vivo, se n'è andato. No, il music box. Oh mio Dio, sto messo malissimo adesso. Non ti bloccare qua. Madonna. Posso aprire le cose? Posso aprire anche, oh mio Dio, gli armadietti, che figata. Oddio, madonna, mi sono spaventato di Bonnie. Ok, facciamo finta di niente. Adesso, non vorrei, tipo, camperare troppo dentro a certi posti. Però, in certi casi mi stanno costringendo. Perciò, io questa notte me ne andrei a camperare sotto il banco. Però, ho già sentito Freddy, se non sbaglio, vero? No, non si è svegliato. Voglio vedere l'animazione di Freddy che si sveglia. Adesso, tipo, mi spawna davanti e mi ammazza. Ok, spawna, non è che si alza, spawna e basta, ho capito tutto quanto. E ovviamente mi devi correre addosso, perché lo fai? Cioè, io, ragazzi, ci sto provando a superare questo gioco senza andare sotto i tavoli. Però se scoprite un trucco che vi aiuta a superare un gioco, perché non usarlo? Che poi mi sono accorto che corro alla stessa velocità sia da accucciato che, diciamo, camminando normalmente. Ok, vediamo un attimo dove sta Freddy adesso. Freddy, sei qua? Ok, tu mi insegui, ok, sì, mi insegue. E volevi, guardate, ragazzi. Allora, devo pensare ad una cosa, perché no, allontanati. Non lo so, perché ho paura che se tipo mi avvicino troppo ai lati, questo qua mi fa anche il jumpscare. E ho visto che i jumpscare in questa versione sono abbastanza bruttini. Oppure a me semplicemente è capitato il jumpscare nel momento sbagliato, perché ero abbastanza impanicato, non saprei. Ma volevo sapere, la guardia prima stava parlando tipo di exotic butters e di cose del genere, no? Quindi non è che magari possiamo trovarli qui da qualche parte, dentro magari qua? Non saprei, no, qua non c'è niente, qua neanche. Ok, si sta avvicinando di nuovo Freddy. Aiuto, metti. Ok. What? No, adesso sono due. Sì, soltanto questo mi mancava per la felicità, veramente. Sia Bonnie che Freddy nello stesso punto. Salve, signori, come va la vita? Sì, se vai addosso al tavolo, di sicuro mi prenderai. Alla velocità delle peggiori lumache o tartarughe con le zampe rotte, mi sa che vi state allontanando. Perfetto. Adesso andiamo un attimo là a ricaricarci il nostro box bellissimo e torniamo sotto un tavolo, maledizione, perché sono due questa volta. Riesco ad aprire qualcosa qua oppure mi arrivano di nuovo in faccia? No, si stanno avvicinando, non mi piace. Allora, dai che sono le 4 di mattina, manca relativamente poco. Quindi, andiamo qua adesso, perfetto. Devo stare vicino alla marionetta. Vicino alla marionetta. E poi non ci vedo neanche niente adesso. Cioè, a me i giochi horror così, ragazzi, piacciono. Starsene tipo tutto il tempo qua. Una volta ogni tanto andare dalla marionetta e completare in questo modo tutto quanto il gioco. Adesso non so se magari i toy animatronics non andranno, per esempio, nelle ventilazioni oppure sotto i banchi. Perché se lo dovessero fare sarebbe un piccolo problema. Adesso ci sta di nuovo Bonnie qua, però io ho fatto tutto quello che dovevo. Lui sta facendo il giro tondo tutto il tempo nella stessa zona e mi sa che si sta avvicinando da noi, vero?
Stai calmo tu. Guardate quanto corre. Ma che cavolo fa? Avete presente tipo quando la macchina prende la rincorsa e poi va a sbattere addosso un muro? Ecco, questo è Bogny. Dai, tra 5, 4, 4... 6. Comunque vado ragazzi, visto che questo gioco non è ancora stato completato, ovvero non mi mancano ancora le ultime 2 notti se non sbaglio, o 4 notti, non so quante saranno in tutto, per ora volevo soltanto farvi vedere che questo gioco esiste. Comunque vado, io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto date una zampata su mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.